Bene, continuiamo la nostra discussione, esplorazione della statica dei fluidi o idrostatica. L'equilibrio dei fluidi si chiama anche idrostatica. Equilibrio dei fluidi. Da idro, che in greco significa acqua, e statica, equilibrio, condizioni che si mantengono nel tempo. D'accordo? La volta scorsa abbiamo visto la definizione di pressione come forza distribuita su una superficie, quindi il rapporto tra forza e superficie, il concetto forse principale di questa parte di fisica è il concetto di pressione. Data del rapporto tra la forza e la superficie, in realtà forza è la componente perpendicolare alla superficie stessa, la forza è newton, la superficie è in metri quadri, e il rapporto newton su metro quadro prende il nome di Pascal, PA. Okay, perché Pascal? Perché la prima legge fisica che si incontra studiando i fluidi è proprio il principio di Pascal, che abbiamo visto la volta scorsa, cioè se io esercito su un fluido, immaginate di avere, abbiamo visto la volta scorsa cos'era, un contenitore con un pistone, se qui dentro ho, che ne so, dell'acqua, se esercito una forza su una qualunque porzione della superficie del fluido, lo stesso effetto, cioè quindi la stessa variazione di pressione, si trasmette su tutte le superfici con le quali il fluido è a contatto. Ok? Quindi il principio di Pascal. Abbiamo visto, intravisto, Pascal, L, scusate, una sua immediata applicazione che era quella del torque idraulico. Che se volete è una specie di leva idraulica, l'equivalente idraulico delle leve. È un sistema che serve per trasmettere delle forze. D'accordo? In che cosa consiste? Se abbiamo, fatemi usare questo, io utilizzerò, adesso ve lo mostro, delle figure che prendo da questo sito. Si chiama Hyperphysics, è un sito gratuito, open source, quindi è a vostra disposizione, ma è in inglese ovviamente, quindi comunque può essere utile utilizzarlo, ok? Questa è la sorgente delle immagini. C'è una domanda? Principio. Allora guarda, approfitto della pausa, lo riscrivo meglio, principio. Ok? Allora, fatemi inserire una figura che ho appena. Ecco, il torque idraulico è proprio questo. Ok, un poco più grande forse. Eccolo qui. Qui abbiamo due vasi, due recipienti comunicanti. I due sono a forma di cilindro, di tubo. Una è una sezione tutto sommato più piccola dell'altra, chiamiamola A1 l'area del contenitore del tubo a sinistra, A2 l'area del vaso a destra. Okay? In base al principio di Pascal, se io esercito una forza F1 sul tubo a sinistra, quindi produco un aumento della pressione interna nel fluido, questo aumento si trasmette nello stesso modo su tutte le superfici con le quali il fluido ha contatto, anche sulla superficie A2. Per cui se io esercito la forza F1 produce una pressione sul fluido che è il rapporto tra forza e superficie, F1 su A1. Ma proprio per il principio di Pascal, sulla superficie A2 verrà esercitata dal fluido una forza F2 che vale la P2, cioè la pressione all'interno del fluido, per la superficie, cioè la pressione nel primo e nel secondo, cioè nel tubo di sinistra e
più 1 è identica a quella nel tubo di destra, proprio per il principio di Pascal. Ma questo si traduce immediatamente in un'eguaglianza del rapporto forza-divio superficie, quindi la forza che io esercito sul tubo di sinistra, distribuita sull'area A1, è la stessa che la pressione del fluido esercita sul tubo di destra, F2, distribuita sull'area A2. Quindi diciamo che se l'area A2 è per dire 10 volte l'area A1, per bilanciare una forza F2 mi serve una forza F1 10 volte più piccola. Perché? Perché, data l'eguaglianza delle due pressioni, la forza esercitata è proporzionale alla superficie sulla quale la esercito, visto che le pressioni sono identiche. E quindi, se qui dovessi risolvere rispetto a F2, F2 vale F1 per A2 fratto A1. E quindi se è un rapporto 10 di superficie, è un rapporto 10 anche in termini di forze. Prego. In questo caso F1 e F2 hanno versi opposti. Ma diciamo che se a me interessa la situazione pratica, qual è? Ti faccio subito un esempio pratico. Anche qui ho trovato la figura. Ecco, qui sicuramente, non so se voi siete mai stati, qui lo faccio un po' più piccolo perché sennò mi va fuori del... Mi copre la formula. Un'applicazione è un sistema per il sollevamento di pesi notevoli, per esempio nell'officina del meccanico. Il sistema con cui il meccanico utilizza per sollevare le auto è proprio un sistema torico idraulico. È sufficiente esercitare una piccola pressione in questo tubicino più piccolo che ha un liquido opportuno che è a contatto con la base su cui è appoggiata l'auto e quindi esercitando una piccola forza su questo vaso riesco a sollevare un'auto anche molto molto pesante. Okay? È sufficiente che il rapporto tra le superfici sia inverso del rapporto tra le forze in gioco. Quindi se voglio sollevare un'auto che ha una determinata massa, è sufficiente che io esercito qui un peso che sarà in proporzione alla superficie sul quale esercito. C'è un'altra domanda? Certo. Prego, caro. Ok? Dunque, per rispondere alla domanda di prima, che per trasmettere la forza, se io esercito una forza verso il basso sulla superficie A1, la pressione si trasmette su tutta la superficie, quindi sulla superficie A2 è come se avessi una forza dovuta alla pressione su A2 verso l'alto, quindi qui bilancio tra virgolette il peso di quello che ci appoggia sopra, quello che vediamo in questo disegno qua sotto. Ok? Possiamo a questo punto anche utilizzare ecco, se andiamo sul testo, vi propongo l'esercizio 17 a pagina 195 che dice in un torchio idraulico le superfici dei pistoni sono pari a, qui chiamiamo A1 in questo caso, 12,8 cm quadri e A2 70,1 cm quadri. Spingiamo in basso la superficie più piccola, quindi F1, con una forza di 130 N. Qual è l'intensità della forza verso l'alto che si produce sulla superficie più grande? Quindi quanto vale F2? Beh, qui è sufficiente applicare la formula di prima, dato che F1 su A1, che è la pressione sul tubo di sinistra, vale quanto F2 fratto A2, che è quella sul vaso di destra, allora F2 la troviamo utilizzando il principio di equivalenza delle equazioni, moltiplicando a destra e a sinistra per A2, abbiamo A2 per F1 su A1 e quindi avremo A2 che è 70,1 cm quadrati per F1 130 N diviso A1 che era 12,8 cm quadrati. Qui notate che se utilizzo
la stessa unità di misura, non importa se non è quella standard, che dovrebbe essere i metri quadrati, se l'unità di misura è la stessa, posso tranquillamente semplificarla senza trasformarla in metri quadri, perché è la stessa. Ok? D'accordo? E quindi il valore della forza che agisce sulla superficie F2 vale, calcolatrice alla mano, 130 newton per 70,1 diviso 12,8, sì, e vale 711,95 newton, approssimiamo. 712 newton. Quindi c'è un rapporto tra le forze che vale l'inverso di quello delle aree, quindi è 70,1 fratto 12,8. Quindi una forza è 25 volte quell'altra. E quindi molto più intensa. Ci sono domande? Tutto qui, d'accordo? Per la stessa ragione, d'accordo? Andiamo a verificare adesso, tutto sommato, vi ricordate che abbiamo visto all'inizio, dove era, aspetta, ecco qui, immaginate di togliere i due pistoni, di riempire i due vasi con del fluido, dell'acqua se volete. Quello che osservate immediatamente che cos'è? È il fatto che nei due vasi, indipendentemente dalla loro forma, vediamo che se ho un disegno che ve lo illustra, no, non ce l'ho. Il livello dell'acqua è lo stesso. Per quale ragione? Questo è legato a quello che andiamo a vedere adesso. Facciamo un passetto avanti, cioè alla dipendenza della pressione nel fluido, nel nostro liquido, in relazione alla quota, alla profondità, che mi sembra era una delle domande che erano emerse la volta scorsa. Io ho detto aspetta un secondo che ci arriviamo. Okay, immaginate questo. Quindi potremmo titolarlo come la pressione. Quindi sia liquido che gas, attenzione, dovuta al peso. Immaginiamo un contenitore per semplicità cilindrico, è più semplice, che sia riempito di un liquido fino a una certa quota. Okay? Immaginiamo che questa è la quota 0. Questo a livello sia H. Allora, sulla superficie di base, chiamiamola di area A, agisce in verde la forza peso, no, non voglio chiamarla P perché si confonde con la pressione, chiamiamola FP, della massa d'acqua, di tutta la massa d'acqua. Perché anche l'acqua ha una massa, quindi ha un peso. Per cui sulla superficie di base del nostro contenitore c'è una pressione P che è dovuta al rapporto tra la forza peso dovuta all'acqua diviso l'area di base del nostro cilindro, se abbiamo un contenitore cilindrico. Ok? Ma la forza peso possiamo calcolarla come la massa del liquido, lasciatemi dire acqua in questo caso, per G, rapporto tra newton diviso chilogrammi. E la massa del nostro liquido è uguale alla densità. Io uso il simbolo rho greco, non so se sono abituato, se no molti testi usano la D per densità, per il volume. Massa è densità per volume, dato che la densità è massa diviso volume. È tutto chiaro?
Il volume, come posso esprimerlo? Beh, il volume del cilindro sarà l'area di base per la sua altezza. Perché tutto questo percorso? Perché, visto che divido la forza peso per l'area, mi interessa avere un'espressione della forza peso dove sia esplicitata l'area, per poi poterla semplificare. Questo è lo scopo finale. Quindi, riassumendo, la dimmi. Ah, in questo caso è la lunghezza della base. È l'area della base. A è area della base. E H invece è l'altezza del cilindro. Ok? La pressione sulla superficie di base, quindi su questa superficie del nostro contenitore, vale quindi la forza peso della massa d'acqua contenuta diviso l'area di base, cioè la massa dell'acqua, densità dell'acqua, area per altezza H per G, diviso l'area A. Le due aree si possono semplificare. Ecco perché ho esplicitato l'area nel calcolo della massa. E quindi mi rimane il fatto che la pressione sulla superficie di base del nostro contenitore è data dal prodotto tra la densità dell'acqua, G, rapporto tra peso e massa, per H, profondità del nostro contenitore. Ok? Questo cosa significa? Significa che più in profondità io vado, più grande è la pressione. Quindi se raddoppio la profondità, raddoppio la pressione. E come vedete qui è un caso semplice, ma in realtà questo vale in generale. Qui la forma del nostro contenitore non c'è. Quindi in un liquido, in un fluido, la pressione cresce all'aumentare della profondità rispetto alla superficie libera del liquido. Ok? E quindi punti alla stessa profondità hanno la stessa pressione. Ecco perché quando mettevamo prima la nostra acqua nei due vasi comunicanti, l'acqua raggiunge la stessa quota in entrambi i contenitori indipendentemente dalla loro superficie, dalla loro forma. Okay? E il livello è lo stesso, qualunque sia il tipo di contenitore, basta che sia comunicante col resto. Cioè, se io prendo anche vasi molto diversi, quindi fatemi disegnare qua sotto, avremo uno cilindrico, uno fatto proprio a imbuto, a vaso, uno che ne so fatto a onda. Boh. Ecco. E sono tutti in comunicazione l'uno con l'altro e li riempio di acqua, l'acqua si disporrà allo stesso livello indipendentemente dalla forma del contenitore. Questo è il principio dei vasi comunicanti. Mi serve una I che non riesco a scrivere. Eccolo qua. D'accordo? Ed è legata a questa relazione, quella che lega la pressione e la profondità nel fluido. Questa particolare relazione, cioè la dipendenza della pressione dalla profondità rispetto alla superficie libera del fluido, che è densità del fluido per G per profondità, prende il nome di legge di Stevino. Stevino è un nome italianizzato, in realtà il suo cognome esatto era Stevin ed era olandese. Ok?
Cosa dice la legge di Stevin? Dice che in un fluido omogeneo, okay, in equilibrio, la pressione interna del liquido è proporzionale alla profondità, cioè cresce con la profondità, dipende dalla quota e da nient'altro. Non dipende dalla forma del fluido, del liquido, del contenitore, scusate, ma solo dalla, se volete, distanza in verticale rispetto alla superficie. Questo in realtà è una riformulazione del principio di Archimede. Archimede, uno dei più grandi scienziati dell'antichità, vissuto a Siracusa nel III secolo a.C., probabilmente uno dei più grandi geni mai vissuti, si è occupato dei problemi molto anche pratici del galleggiamento dei corpi, cioè come fa una nave a galleggiare, ci arriveremo tra un attimo. E uno, il principio che lui assumeva, in base al quale derivava tutto il resto, quello che noi sui libri di testo viene dato per il principio di Archimede, in realtà è un teorema, si dimostra, è una legge. Archimede diceva: se ho un fluido, immaginatevi un contenitore con dentro dell'acqua, una qualunque porzione di fluido è compressa, cioè subisce una pressione che è legata a quanta acqua ha in verticale al di sopra della sua posizione, che è esattamente quello che dice la legge di Stevin, cioè la pressione a una certa quota dipende dalla quota alla quale mi trovo dentro l'acqua. Ok? Quella che noi chiamiamo oggi legge di Stevin. D'accordo? Dimmi. Poi ripeto un attimo il principio di Archimede. Certo, Archimede diceva: se ho un fluido in equilibrio, ok? In realtà era un pochino più generale di questo, che se ho considero una porzione di liquido e ho due porzioni di liquido a contatto l'una con l'altra, quella più compressa preme via, spinge via quella meno compressa, cioè se ho differenza di pressione, dove ho più pressione, il fluido spinge via quello meno compresso. Okay. Come faccio a sapere quanto è compresso un fluido? Quella porzione di fluido dipende dalla quota alla quale si trova sotto il pelo dell'acqua, cioè dalla quota alla quale è immerso. Okay. Tanta acqua ho sopra la testa per capirci, tanta è la pressione alla quale mi trovo. Sono proporzionali. Esattamente la legge di Stevin. D'accordo? Tutto chiaro? Da cui derivo il principio dei vasi comunicanti, perché la pressione è la stessa in tutti i punti che hanno la stessa quota e appunto per il torque idraulico se aumento la pressione da una parte e dall'altra aumenta nello stesso modo, l'unica situazione in cui il fluido è in equilibrio è che sia la quota sia la stessa dappertutto in tutti i vasi, indipendentemente dalla forma del vaso stesso. D'accordo? Quindi se, utilizzando per esempio, se mettessimo in grafico, cartesiano, dove in ascissa ho la profondità, in ordinato ho la pressione, ok, otterremo una legge lineare con una proporzionalità diretta. Questa è la legge di Stevin. O tecnicamente il principio di Archimede. D'accordo? Esercizio, immaginate di essere sotto acqua a una quota di 10 metri. Ok, quindi ben in profondità. Questo è quello che fanno i subacquei normalmente calcolano la pressione in questo modo. Okay. Qual è la pressione alla quale vi trovate? Trovate il vostro corpo sottoposto a quale pressione? La pressione a questa quota varrà la densità dell'acqua per G per la quota H. Quindi l'acqua quanto è densa? Beh, supponiamo che sia
l'acqua non di mare, insomma l'acqua normale, l'acqua di mare è un pochino più densa perché ha sale di sciolto in essa, in realtà è 10,3 kg al metro cubo. Poi abbiamo per 9,81 newton su metro quadro, su chilogrammi, scusate, g. Per, avevamo detto 10 metri. Quindi abbiamo 10,3 per 10 fa 10,4 per 9, 81 abbiamo 9,81 per 10,4, attenzione abbiamo chilogrammi e chilogrammi che si semplificano. Qui ho metri, metri cubi diventa metri alla seconda, quindi mi rimangono newton su metro quadro, quindi pascali. Quindi circa 9,81 per 10 alla 4 pascali. Questa è la pressione che agisce sul corpo del subacqueo immerso a 10 metri sott'acqua. Ok? Non so se avete visto qualche volta qualche film, magari sulle battaglie navali, sui sottomarini in acqua. Qualche volta viene fuori il fatto che il sottomarino non può immergersi più che tanto. Come non può andare a qualunque profondità. Perché? Perché più si immerge, cioè più a fondo va, più aumenta la pressione. Quindi sullo scafo del sottomarino viene esercitata una pressione via via più grande man mano che il sottomarino si immerge. Oltre una certa profondità, la forza dell'acqua, la pressione dell'acqua è talmente forte che rischia di danneggiare, di rovinare, quindi di schiacciare la struttura del sottomarino, per cui lo rende, lo affonda. L'acqua entra, rompe lo scafo esterno dovuto alla, perché ogni, ricordo che pressione intensa significa che su ogni metro quadro della superficie esterna del sottomarino viene esercitata una forza che è pressione per superficie. Quindi se questa forza è troppo intensa, supera la forza a cui il sottomarino è in grado di resistere, quindi il sottomarino viene distrutto, viene schiacciato e non può più emergere e i marinai fanno una brutta fine, poveri. Quindi c'è una quota di sicurezza oltre la quale non è bene che il sottomarino si immerga, proprio per la relazione che lega pressione e profondità. Ok? Bene. Detto questo, un'altra utile applicazione di questa relazione, cioè la relazione tra quota e profondità, è quello che si chiama tubo ad U. Immaginate una specie di torchio idraulico, tipo quello di prima, quello qui, solo che stavolta la sezione, per semplicità, è la stessa in entrambi i due rami. Quindi abbiamo un aggeggio fatto così. Questo è visto in sezione. E immaginate di immergerli, di riempirlo con stavolta due liquidi diversi. Ok? Di densità diversa. Qui abbiamo il ramo 1 a sinistra e ramo 2 a destra. Come beh, non è molto importante. Adesso ti dico il perché. Supponete di immergere, metterci un fluido denso a sinistra e meno denso a destra. Okay? Quindi il fluido a sinistra magari arriva a questo livello. Okay? Quello a destra arriva fino a questo. Quindi qui c'è. Fatemelo colorare questo per esempio in verde, e a destra c'è quello meno denso, coloriamolo in azzurro. D'accordo? Misurando la quota delle superfici libere dei due fluidi, nel ramo 1, nel ramo a sinistra e nel ramo a destra del tubo U, posso dedurre informazioni sulla loro densità. Perché? Allora, immaginate di prendere come riferimento
il livello tra i due fluidi, questo. Questo prendiamolo come quota 0. Vediamo il livello di riferimento, fatemelo indicare con un tratteggio, eccolo qua. Ok? Allora, su questa superficie, sulla superficie di destra, agisce una pressione P2 che è dovuta al fatto che sopra questa quota ho tutto il fluido 2. Quindi usando Stevino possiamo dire che P2 vale la densità del fluido 2 per G per H2. Immaginate che questa fosse quota sia H2. Ok? Per quanto abbiamo appena visto, su questa superficie agisce una pressione P1 che sarà la densità del fluido 1, quello che ho colorato in verde, per G per H1, se questo è H1. Ok? Ma siccome sono la stessa quota, cioè queste due superfici, quella a sinistra e quella a destra, sono la stessa quota che abbiamo deciso di chiamare 0 perché abbiamo misurato da lì. Allora, per il principio di Pascal, P1 vale quanto P2, cioè il prodotto tra la densità del fluido 1 per G per H1 vale quanto la densità del fluido 2 per G per H2. Quindi, se misuro le due quote, ho informazione sul rapporto delle densità. Quindi, per esempio, il rapporto tra la densità del fluido di sinistra diviso la densità del fluido di destra vale quanto la quota del fluido di destra fratto la quota del fluido di sinistra rispetto alla superficie libera dei due, dell'interfaccia tra i due fluidi. Ok? D'accordo? Quindi misuriamo, supponiamo per esempio di avere, che ne so, nel caso del fluido 1, vediamo quale esercizio potremmo fare, supponiamo di avere, allora a sinistra, quello più denso, rho 1, è mercurio, che la densità del mercurio, vediamo se l'avevo scritta prima da qualche parte, se non la trovo più, ecco, è 13,6 per 10 alla 3 kg al metro cubo. Quella dell'acqua è invece 10 alla 3 kg al metro cubo. Immaginate che la quota H2 sia, che ne so, di 5 centimetri, quanto vale H1? Ok? Quindi come sono le differenze tra le due quote nei due rami. Qui è sufficiente utilizzare la relazione di prima, basta invertirla. Il prodotto R1, rho 1, H1 vale quanto rho 2, H2. Quindi densità dell'acqua per quota nel ramo dell'acqua vale quanto densità del mercurio per il livello libero della quota di mercurio. Per cui divido per rho 1 e ho la quota H1 vale rho 2 fratto rho 1 per H2, quindi avremo rho 2, dov'era? Aspetta, ecco qua, 10 alla 3 kg al metro cubo fratto 13,6 kg al metro cubo per, quant'era l'altra? Mi pare 5 centimetri. Quindi viene 5 diviso 13 è 6, divido cm. Quindi ovviamente
dove la quota è più alta dal lato dove la densità è più bassa, la quota è più corta dove la densità è più elevata, ok? Perché a parità di quota raggiungo la stessa pressione con meno profondità se densità è maggiore. D'accordo? Domande fin qui? Direi che per oggi possiamo fermarci qui, visto che sta per suonare, se non ci sono domande. Ok? La legge di Archimede e il galleggiamento lo faremo nella prossima lezione. D'accordo? Bene.